Amici e amiche di Vivi Casaggiove, abbiamo l'onore di avere ai nostri microfoni il noto attore teatrale napoletano Gino Rivieccio. Un saluto ai lettori e alle lettrici di Vivi Casaggiove. Vivi Casaggiove, viviamo bene, che sia una stagione felice, positiva, visto che settembre vuol dire l'inizio, la ripresa, la nuova stagione, con grandissima energia, lasciandoci casomai alle spalle le delusioni dell'estate. Allora Gino, tu sei, prima di essere stato un grande cabarettista sei stato un grande attore teatrale e hai recitato al Teatro San Nazaro con la grande Luisa Conte, Nino Taranto e Pietro De Vico. Ci vuoi raccontare quell'esperienza? Io ti ringrazio per il grande cabarettista che non so, forse non lo sono mai stato, oggi è una parola molto inflazionata. Stasera mi danno un premio, il premio De Regge, perché è un premio dedicato a questi due grandi maestri del vero cabaret, perché oggi si usa questa parola con inflazione, cioè tutti fanno cabaret, pure chi racconta la barzelletta fa cabaret. Diciamo che io ho cominciato con il Teatro San Nazaro nel 79 con la grandissima Luisa Conte, con Pietro De Vico, Nino Taranto, quindi ho avuto una scuola che oggi manca, perché con tutto il rispetto che ho per alcune scuole, in particolare quelle napoletane, ma anche casertane, scuole di teatro, di laboratorio, però noi abbiamo avuto la fortuna di cominciare con dei grandi maestri e questa è una palestra importantissima. Poi dopo ho ripreso il mio filo col one man show, da solista, mi trovo ancora bene in palcoscenico, ma vista l'età preferisco farmi circondare, insomma spettacoli come li facevo una volta, due ore su lì, insomma il fisico preferisce, come dire, farmi respirare un po' di più. Senti Gino, oggi si dice che far ridere è un'impresa molto difficile rispetto a far piangere. Senti, il tuo punto di vista e soprattutto come fa un attore napoletano a far ridere? Come fa un attore napoletano a far ridere? Beh, diciamo che oggi il pubblico si è smaliziato, è diventato pubblico diverso da quello di prima. Poi ci sono le tendenze, oggi c'è una tendenza napoletana che va molto per la maggiore, molto in voga, che piace però molto ai ragazzi, ai giovani, che ne assorbono il linguaggio. È vero anche che ogni stagione, ogni decennio ci sono stati questi fenomeni, queste tendenze, quindi però oggi far ridere significa rinnovarsi, significa interpretare, intercettare i gusti del pubblico, significa capire le tendenze e in questo senso per esempio questi giovani napoletani che oggi vanno per la maggiore sono bravi ad aver capito il gusto del pubblico, in particolare di quello napoletano. Senti Gino, in questo momento difficile, il premio De Regge parecchio tempo fa rischiava di sparire e sono noti gli sforzi del direttore artistico Enzo Varone, addirittura è emigrato anche altrove. Cosa pensi di questo periodo difficile e come può fare il teatro per risorgere da questo periodo difficile? Innanzitutto fare i complimenti alla politica in questo caso, visto che la politica la schiaffeggiamo spesso, ha ragione, in questo caso però l'amministrazione comunale di Casaggiove, che voglio dire dà un contributo alla ripresa di questo premio, merita sicuramente un applauso, una carezza, una simpatia, perché purtroppo molto spesso queste manifestazioni vengono abbandonate dalla politica, come dire, vengono lasciate all'improvvisazione e al contributo del privato che da solo molto spesso non ce la fanno reggere. Quindi lo stato del teatro è quello che vediamo, sta sotto gli occhi di tutti, un teatro malato, un teatro che non riesce più a essere quello di prima, una politica che si disinteressa, presa anche da altri problemi, ma che non investe nella cultura o se investe lo fa anche molto male e dove molto spesso a pagarne le conseguenze sono sempre gli stessi, mentre a beneficiarne sono sempre i soliti nomi noti. Senti Gino, qualche volta ti abbiamo visto anche in alcune pubblicazioni sul portale Napoli Magazine del caro collega Pedrazzuolo. Sto Napoli ci fa sempre dannare, meno male che c'è stato premio De Regge stasera. Gino, un tuo pensiero sul Napoli? Bisogna avere fiducia, avere pazienza, oggi c'è stato un pareggio con l'Empoli che tirato per i capelli, io vedo il bicchiere mezzo pieno, quindi punto guadagnato, anche se uno ad Empoli deve vincere, è una squadra che ha grandi ambizioni, è un progetto nuovo, bisogna avere pazienza, lasciar lavorare Sarri e soprattutto proteggerlo a cominciare dalla società, perché altrimenti il percorso diventa ancora più ostico, difficile e si rischia di frenare. E il tuo video su Sarri, l'ultimo che hai fatto, dai dici qualche cosa. Ma sai, sta sbagliando perché visualizzazioni a morire, ma importante è mantenere sempre fede napoletana, a prescindere da Sarri. Sempre. Allora, ringraziamo Gino Rivieccio e dalla caserma De Martino per Vivi Casaggiove è tutto.